Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Veronica Lario si mostra in pubblico in vesti del tutto nuove, ecco come appare adesso l'ex moglie di Silvio Berlusconi. Miriam Raffaella Bartolini, comunemente nota con lo pseudonimo Veronica Lario, rappresenta tuttora una delle figure più iconiche del bel paese. Ha affiancato Silvio Berlusconi durante gli impegnativi anni della sua ascesa politica, avendo però cura di rimanere un passo indietro rispetto al consorte. Veronica Lario ha divorziato dall'ex marito nel 2014, dopo pepati rumor circa presunti tradimenti reciproci ed illazioni sugli accordi per il faraonico mantenimento. Daniela Santanchè, tra gli altri, ha respinto la tesi che imputava a Silvio Berlusconi la scelta di separarsi dalla consorte. In sede di divorzio, l'imprenditrice politica aveva infatti rivelato ai microfoni di Libero: il presidente non ha sfasciato nessuna famiglia, ma è Veronica Lario che ha un compagno. Daniela Santanchè aveva inoltre aggiunto: Veronica Lario ha da tempo al fianco un compagno, ha 47 anni ed è a capo del servizio di sicurezza di Villa Macherio, e con lei condivide progetti, interessi e vacanze. Non è tutto, la silente ex moglie di Silvio Berlusconi, solitamente refrattaria ai pettegolezzi, avrebbe all'epoca rifuggito da ogni tentativo di conciliazione avanzato dal premier. Veronica Lario, la vita segreta al riparo dai paparazzi. Daniela Santanchè aveva inoltre riferito ad Alessandro Sallusti che Berlusconi era da tempo al corrente della relazione clandestina della moglie, sì che lo sa. Ma ha tentato di tutto per tenere ugualmente in piedi la famiglia. Ha rinunciato ad avere al suo fianco la sua donna, ha accettato che l'Italia non avesse una first lady. Ha messo da parte il suo orgoglio di uomo. Con la moglie ha fatto un patto. Dopo quintali di carta stampata, che evidenziavano i presunti scandali e festini indetti da Silvio Berlusconi, la rottura tra i due assume nuove sfumature. Veronica Lario, consapevole dei tradimenti del marito, avrebbe potuto a sua volta cercare un'evasione dal pesante clima coniugale, ma la sua naturale ritrosia, legata probabilmente anche ad accordi di riservatezza, impedisce di far luce a fondo sul retroscena del loro rapporto. L'unico dato certo è che la facoltosa imprenditrice appare totalmente assorbita dal ruolo di nonna, come dimostrano i recenti scatti rubati dal settimanale Chi. Veronica Lario ed il rapporto con il tempo. 67 anni splendidamente esibiti, Veronica Lario è stata recentemente immortalata dai paparazzi di Chi in compagnia del nipotino Tommaso Fabio, l'ultimo nato in famiglia. Al suo fianco, Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, il nipote Emanuele Silvio, Tiziana Fumagalli e le Tate dei bimbi. Piumino colorato di foggia etnica, semplici jeans neri e make-up minimal, Veronica Lario ha scambiato tenerezze con i piccoli in tutta naturalezza, concedendosi una passeggiata rilassante al timone del passeggino di Tommaso Fabio. Del resto, Veronica Lario non teme l'avanzare dell'età, e si mostra tranquillamente in spiaggia al fianco dei nipoti, coinvolta nei loro giochi ed incurante del flash dei fotografi. Aveva dichiarato infatti nel 2004: come mi immagino la vecchiaia? La considero un approdo a cui arrivare dopo aver superato tutte le passioni, tutti i tormenti. Immagino la vecchiaia in tutta la sua bellezza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.